Ciao ragazzi, eccoci tornati con un nuovo video. Oggi vi faccio vedere cosa porto con me il primo giorno di università e cosa metto nello zaino. Questo è lo zaino che uso per andare all'università. C'è dentro tanta roba, pesa parecchio, però non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere cosa c'è dentro lo zaino. Allora, facciamo un po' di spazio qua. Innanzitutto avrete notato che non c'è l'astuccio in queste cose perché l'astuccio occupa molto spazio sui banchi piccoli che ci sono almeno al poli. Quindi io uso questi scompartimenti qua dello zaino per mettere tutte le mie biro, gli evidenziatori e la calcolatrice. Quindi semplicemente le metto qua tutte, ok? Così risparmio davvero tantissimo spazio sul banco quando prendo appunti dove metto il quaderno. Non portandomi l'astuccio, quindi qua ci metto proprio l'essenziale, vedete, calcolatrice, righello, una matita, due biro, degli evidenziatori, vabbè. Poi in questa taschetta piccola io di solito ci metto le mie cuffie, un pacchetto di fazzoletti che può sempre servire e gli occhiali da sole, mentre nelle tasche laterali, che non tolgo mai dallo zaino durante proprio tutto l'anno accademico, la borraccia essenziale perché dovrete bere alla lezione e ogni volta prendersi la bottiglietta d'acqua, magari una volta non è niente, però se pensate che su 200 giorni all'anno vi prendete due bottigliette d'acqua da mezzo litro al giorno, sono 400 euro, che è una spesa a cui si può far fronte con un piccolo investimento su una borraccia. E poi l'ombrello, per quando piove, è sempre meglio avercelo dietro e non rimanere mai senza. Ora, nella parte principale dello zaino ci metto sempre il computer, io lo porto quasi sempre, non a tutti può servire, a me viene comodo, ho tutti i documenti, tutte le cartelle, tutti i file su cui studio, ce li ho sul computer, quindi me lo porto sempre e lo metto in questa tasca qua che per chi avesse il North Face, tra l'altro è fatta apposta per tenerlo, ed è elasticizzata e dietro è rigido lo zaino in modo tale che sia non vi vedete il computer che vi picchia sulla schiena. E inoltre è più ergonomico, il computer è anche più protetto. E avendo questa tasca nascosta, se uno vi apre lo zaino qua, mentre camminate, davvero ve ne accorgete, cerca di sfilarvi il computer perché si sente. Quindi è anche sicuro per chi prende tanti mezzi, non so come me che uso il treno. Poi col computer io ho preso questo mouse Bluetooth piccolissimo che metto sempre nello zaino, può sempre servire. Poi vedete che mancano i libri di testo che di solito li tengo qua, vi faccio vedere. Li tengo tutti qua perché bene o male i libri a lezione servono poco poco. Magari per alcuni esami possono servire di più che per altri, però io di solito non li porto. Piuttosto prendo appunti su qualche quaderno, tipo questo qua, vi faccio vedere, che secondo me è molto bello, di questa marca qua, che è la Fabriano. E sono dei quaderni senza né righe né quadretti, perfetti per prendere appunti e che potete anche strappare perché hanno la riga tratteggiata per lo strappo, anche se non si vede bene dal video. E ovviamente li fanno anche a quadretti, a righe, ce li ho qua. E poi mi porto i quaderni delle materie del giorno. Non so, magari un giorno, tipo lo scorso semestre, avevo automatica e statistica, mi portavo i quaderni di automatica e statistica, il quaderno degli appunti. Un quadernetto che io uso, non so, per scrivermi le cose che devo fare, tipo ripassare le cose che devo chiedere, magari accompagno al prof o gli obiettivi della giornata. E poi di solito mi porto sempre un libro in treno da leggere. Questo qua l'ho appena finito e ve lo consiglio, di Tony Robbins, si chiama Unshakable. Se siete interessati in qualche modo alla finanza, agli investimenti o volete, diciamo, entrare in questo mondo per sapere cosa fare dei vostri soldi per non arrivare a 50 anni con il conto in banca svuotato, è un bel libro entry level che vi consiglio, è davvero molto bello, ve lo divorate. Consigliatissimo, Unshakable. Dove metto queste cose nello zaino? I libri e i quaderni, libri vi ho detto non li porto quasi mai, li metto tutti qua in questa tasca grande che ha la parte dietro rigida perché ci ho messo lo zaino prima e non occupano tanto spazio. Come vedete c'è posto ancora per un altro i due quaderni e un altro libro, magari di questi qua grandi che avete visto prima. Il pranzo, io uso questo contenitore per il pranzo, si chiude, si apre, si chiude così, e di solito lo chiudo, lo caccio qua dentro, ok, lo caccio qua dentro nello zaino, che non si vede, ok?
e qui ci piazzo anche le posate. Poi chiudiamo un po' questa parte, se no mi cade fuori tutto. I caricatori del computer e del telefono. Allora, quello del telefono non lo porto quasi mai, però se avete il telefono con la batteria che vi dura poco o non volete mai rimanere senza, io di solito li metto in questa tasca qua dietro. Questa qua, vedete. Li metto tutti e due, ci stanno e non occupano tanto spazio. Ora chiudiamo un po' sto zaino perché sembra un disastro, ma non lo è. Ecco. Ed è finito. Questo è quello che mi porto. Quindi lo zaino è pieno e il consiglio che mi sento di dare anche a voi è quello di cercare di evitare di portare il più possibile i libri, sia perché sono pesanti, sia perché occupano spazio e sia perché costano i libri dell'università, e se ne perdete uno può essere un problema. A me è successo, l'ho ritrovato all'ufficio oggetti smarriti, però meglio evitare. Poi un'ultima cosa, sta per iniziare l'università, io inizio il 16 settembre, alcuni iniziano ottobre, siamo tutti lì, anche le superiori, se qualcuno di voi guarda questo video sta facendo le superiori, potete benissimo portare tutto quello che c'è qua dentro. Un'altra cosa che non ho detto, il pranzo, io vi consiglio di portarvelo il più spesso perché ci sta magari qualche volta a mangiare in mensa o fuori con i vostri compagni di corso, però magari sul lungo termine è più conveniente portarsi il pranzo da casa. Ciao, se avete domande scrivete sempre qua sotto, lascio il link a Instagram in descrizione. Ciao.